Benvenuti al concorso nazionale enologico dedicato ai vini rosa, una tipologia che è in forte crescita. Quest'anno abbiamo 20 giurati che si alternano nei giorni di degustazione, 300 le etichette selezionate per il nostro concorso, con una scheda tecnica di valutazione studiata appositamente per i vini rosa, che sono completamente diversi dai bianchi e dai rossi. Cosa succede? Abbiamo dato soprattutto valore alla piacevolezza olfattiva e gusto olfattiva. Soprattutto questa tendenza deve essere presente nei vini rosa e naturalmente, oltre alla tendenza ai vini rosa, abbiamo avuto anche l'occasione di conoscere uno chef importante, voglio presentarvelo, è Cristian Negrinotti. La piacevolezza anche delle tue pietanze e dei tuoi piatti. Uno chef del territorio, uno chef che ha presentato all'interno del concorso piatti di terra, piatti di lago, il nostro Lago di Iseo. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie a tutti per avere ancora proseguito la manifestazione nel nostro ristorante. La piacevolezza di avere abbinato determinati piatti con dei vini rosati che arrivano da qualsiasi parte d'Italia è stata una gioia e un onore. Abbiamo selezionato tutti i prodotti del territorio, compreso il nostro pesce di lago che arriva da questo lago, il 90% arriva da questo lago, e sono tutti piatti proposti con dei vari abbinamenti, tutti i rosati che il nostro Renato ci ha portato da provare sono stati tutti assaggiati per poi essere abbinati ai nostri piatti.